Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, Ministro Di Maio. La fretta di questo provvedimento è giustificata da un motivo tanto giusto quanto banale: recuperare i disastri e i ritardi che il centrosinistra ha lasciato in Italia. Non abbiamo altro tempo da perdere. E questo provvedimento è un provvedimento talmente chiaro che chi non vede che si affronta per la prima volta in maniera organica, seria e perentoria la ludopatia, chi non vede che con l'abolizione del redditometro e dello spesometro si capovolge un punto di vista verso gli italiani, che non sono più disonesti fino a prova contraria, ma sono onesti fino a prova contraria. Chi non vede che con questo provvedimento si richiama all'ordine quell'impresa che, dopo aver avuto gli aiuti di Stato, dei soldi dei cittadini, dei soldi pubblici, deve rimanere in Italia e non scappare laddove la manodopera non costa nulla. Chi non vede che questo provvedimento è un provvedimento seriamente dedito a combattere il precariato è politicamente in malafede. Altra spiegazione non ce n'è. È un'altra rivoluzione, Ministro, che questo provvedimento comincia. È esattamente l'opposto di quanto ho sentito finora. Accorcia tremendamente le distanze tra i lavoratori e le imprese, perché il precariato, secondo la filosofia di questo provvedimento, verrà debellato, verrà combattuto dal governo insieme alle imprese nell'interesse dei lavoratori. Certo, Ministro, un licenziamento ci sarà, che farà tanto rumore che si avvertirà in tutta Italia. Sarà licenziato finalmente il Jobs Act con tutti i suoi effetti negativi che sono ricascati sull'Italia, a cominciare da quella occupazione fasulla che faceva aumentare gli indici ISTAT ma faceva impoverire le famiglie italiane. Quel provvedimento che era sì fonte di uno schiavismo del nuovo millennio, quel provvedimento che faceva illudere gli italiani secondo il quale un solo giorno di lavoro significava che aumentava l'occupazione in Italia. Questo sistema viene definitivamente archiviato e capisco certamente la difficoltà della sinistra, che si vede superata, o di quel che ne resta veramente, che si vede superata su questo terreno dal governo del cambiamento, quella sinistra che per tanti anni, troppi anni, ha illuso i lavoratori, quella sinistra che ha chiamato i compagni dei campi e dalle officine ad imbracciare la falce e il martello, e quando costoro in buona fede l'hanno fatto, la sinistra è andata al governo e che ha fatto? Ha girato le spalle ai lavoratori e ha rivolto lo sguardo languido e servile verso i banchieri e verso i poteri forti. Questa è la vostra paura, e questo è il governo del cambiamento, che parla a ragion veduta di dignità, perché qualcuno ha anche detto che la dignità non appartiene al cittadino ma appartiene all'uomo, è insita nell'uomo. Certo, se non è stata debellata, se non è stata calpestata, se non è stata cancellata, e in quel caso in uno Stato di diritto così come l'Italia c'è soltanto un modo per ripristinarla: fare delle regole serie, fare delle leggi serie, così come è serio il decreto dignità. E quando parliamo di dignità, e concludo Presidente, parliamo di dignità dei giovani che devono avere la speranza di mettere su una famiglia e quindi di avere un lavoro stabile e di sapere cosa sia il futuro, di un padre di famiglia che deve poter crescere dei figli con altrettanta speranza, disegnando loro il loro futuro, ma anche di coloro i quali ancora oggi si spaccano la schiena ad una certa età sui cantieri pur di portare il pane a casa. Questo significa dignità e siamo soltanto all'inizio, Ministro, cari colleghi. Non ci resta che andare avanti. Grazie.